Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Buone notizie per l'economia abruzzese. L'Abruzzo infatti, nonostante le difficoltà legate al caro energia e al post pandemia, si appresta a chiudere il 2022 con una crescita del PIL del 3,8% rispetto all'anno precedente, posizionandosi al primo posto tra le regioni del Mezzogiorno e al secondo, dietro soltanto alle Marche, più 3,9% tra quelle del centro Italia. E quanto emerge dall'elaborazione dei dati Svimez, Ocse e Istat svolta dal centro studi di Confartigianato sul prodotto interno lordo italiano, che con un deciso miglioramento quest'anno raggiunge i livelli delle principali economie mondiali grazie ad una crescita media del 3,7%, superiore alle performance di Cina, Francia, Germania, Stati Uniti e Giappone. A trainare la crescita del PIL nazionale nel 2022 sono ancora una volta le regioni del nord-est, il Trentino Alto Adige con un aumento del 6,1%, l'Emilia Romagna con il 4,9%, il Friuli Venezia Giulia con il 4,6% e il Veneto con il 4,4%. In coda il Molise più 1,8% e la Calabria più 1,9%. In definitiva si evidenzia una crescita media del 4% nel centro-nord e solo del 2,9% nel Mezzogiorno, con l'Abruzzo nono su scala nazionale, che resta agganciato alle aree più dinamiche del paese. Se tuttavia si esamina il trend sul medio periodo, ovvero se si considera l'andamento della PIL tra il 2019 e il 2022, emerge che l'Abruzzo nella graduatoria nazionale si colloca al di sotto della metà della classifica, più precisamente al 13° posto, con una crescita dello 0,4%, segno che nel precedente triennio l'economia abruzzese ha registrato una pesante battuta d'arresto e che soltanto nell'anno in corso sono arrivati segnali di ripresa che però, in assenza dei necessari interventi, rischiano di essere vanificati. L'unità operativa di cardiochirurgia del Policlinico di Chieti, diretta dal professor Umberto Benedetto, è tra le migliori d'Italia per bassa mortalità a 30 giorni dopo un intervento per bypass aorto coronarico isolato. Lo certifica l'AGENAS, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. A Chieti ogni anno vengono eseguite oltre 200 di tali prestazioni, un numero che fa guadagnare il sesto posto al Santissima Annunziata nella classifica che individua i 16 ospedali a più alto volume di attività. E giungono precisazioni dalla presidenza della giunta regionale. Non esiste alcun rischio di perdere quote significative dei fondi nazionali o comunitari assegnati alla regione Abruzzo a causa del mancato raggiungimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre prossimo. La gestione di queste risorse è assolutamente sotto controllo. E la lettera fatta trapelare alla stampa, che riporta la somma di 76 milioni a presunto rischio di definanziamento, non deve allarmare. Al contrario, testimonia la corretta e tempestiva attività di controllo e monitoraggio che l'amministrazione regionale sta portando avanti a tutti i livelli, soprattutto nei confronti dei soggetti attuatori e degli enti locali destinatari di gran parte dei finanziamenti di cui si parla. È utile infatti anche ricordare che la Regione Abruzzo, come istituzione, gestisce solo una minima parte di questi fondi direttamente. Per tutti gli altri esercita un'azione di monitoraggio e controllo dopo averli a suo tempo assegnati, ed è quello che sta facendo con plurime riunioni e una costante attività di supporto e responsabile dei procedimenti, impegnati in una corsa contro il tempo e contro un sistema di regole e procedure che tutto fa tranne che semplificare il raggiungimento degli obiettivi. Al momento il principale ritardo che si manifesta è quello nell'aggiornare le piattaforme di gestione e controllo, ritardo che si traduce nel mancato allineamento tra lo stato effettivo di avanzamento della spesa e quello che risulta dalle relative piattaforme. Gran parte dei 76 milioni che mancherebbero all'appello stanno lì, ma in realtà, come emerge dalle verifiche in corso, che in queste ore hanno impegnato tutti i direttori dei dipartimenti e lo stesso presidente in collegamento da remoto, quasi tutte le procedure stanno avanzando nei tempi e nei modi stabiliti. Potrà emergere qualche sorpresa negativa nei prossimi giorni all'esito delle gare di appalto in corso, ove dovesse verificare
qualificarsi la circostanza di una gara andata deserta, eventualità che viene comunque costantemente monitorata e che al suo verificarsi farebbe scattare l'opportunità di adottare procedure negoziali speditive per le quali la Regione è pronta ad assistere i soggetti attuatori interessati e che in ogni caso potranno essere riassorbite da opportune tempestive riprogrammazioni. La piccola parte di investimenti che, per difficoltà oggettive già accertate, non possono raggiungere le obbligazioni giuridicamente vincolanti entro fine anno, sono già oggetto di interventi di riprogrammazione verso attività che garantiscono il pronto impiego delle risorse entro il 31 dicembre. Quindi anche queste poche somme non verranno restituite allo Stato, ma saranno impegnate per lo sviluppo economico e sociale dell'Abruzzo, cosa peraltro già fatta in queste settimane per circa 10 milioni di euro, utilmente reimpiegati a beneficio di importanti progetti, il più significativo dei quali è il finanziamento del progetto Ricrea, che permetterà il definitivo salvataggio e il rilancio del CRUA, il centro di ricerca in agricoltura regionale, lasciatoci in una condizione fallimentare dalla precedente amministrazione. Queste le precisazioni giunte dalla presidenza della Giunta regionale. Il TAR del Lazio, al termine dell'udienza di merito, si è riservato la decisione sul ricorso presentato da Strada dei Parchi S.p.A. contro la revoca anticipata in danno della concessione delle autostrade A24 e A25 adottata con decreto del Consiglio dei Ministri il 7 luglio scorso. Secondo quanto si è appreso, i giudici amministrativi decideranno nelle prossime settimane. I magistrati conoscono le materie essendosi già pronunciati in estate, rimettendo per due volte in pista nella gestione Strada dei Parchi del gruppo industriale abruzzese Toto a sfavore di ANAS, scelta del governo, pronunciamento ribaltato in entrambi i casi dal Consiglio di Stato. ANAS gestisce le due arterie di Lazio e Abruzzo dal 1 agosto scorso. In Abruzzo il 37,1% della popolazione di 6 anni e più, cioè circa 458.000 persone, ha letto almeno un libro nell'ultimo anno per motivi non strettamente scolastici o professionali. Ne consegue che il 62,9%, cioè quasi 2 persone su 3, non ha letto neanche un libro. Il dato sui lettori comunque è in lieve crescita rispetto all'anno precedente, quando aveva letto un libro il 36,6% della popolazione. I dati sono contenuti nel report Produzione e lettura di libri in Italia anno 2021, pubblicato dall'Istat, che rileva come a livello nazionale sia tornata a crescere la produzione libraria, mentre il numero dei lettori resta stabile. 12 eventi dall'8 dicembre al 5 gennaio, tutti dedicati ai bambini. I primi 4 nel cartellone di Natale al museo fanno parte del calendario di eventi allestito dall'amministrazione comunale. Gli altri 8 sono organizzati dalla Fondazione Genti d'Abruzzo secondo il collaudato schema del campus, che accoglie i bambini nelle mattine dei giorni feriali per coinvolgerli in attività educative e didattiche. Si tratta di una serie di laboratori a tema natalizio, spiega Valentina Carota, che per la Fondazione cura l'organizzazione delle attività educative, attraverso i quali intendiamo anche ripercorrere e divulgare le tradizioni delle feste della nostra regione, tante e tutte molto belle. Ci sarà perciò anche un lavoro di riscoperta degli antichi riti abruzzesi, come quello della squilla. Il campus, in particolare, ha anche un valore in più in questo periodo di vacanza. È un servizio che offriamo alle famiglie. Dalle 9 alle 13 possono lasciare i ragazzi, che saranno impegnati in attività manuali ed educative complementari alla didattica tradizionale. Tutti gli eventi si svolgeranno al Museo delle Genti d'Abruzzo, in via delle Caserme a Pescara, e sono destinati ai bambini dai 7 ai 12 anni. I posti sono limitati e per questo è necessaria la prenotazione. I 4 appuntamenti prenatalizi sono gratuiti e programmati per il pomeriggio dalle 17 alle 19. Per info e prenotazioni si può telefonare al numero 085 45 1026. Lo ripetiamo, 085 45 1026, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13, il sabato e la domenica dalle 16 alle 20, oppure si può scrivere a didattica@gentidabruzzo.it. E siamo al meteo. Sull'Abruzzo si prevedono condizioni generali di cielo da nuvoloso a coperto per la presenza di nubi medio-alte stratificate che inizialmente al mattino non produrranno fenomeni rilevanti se non occasionali rovesci sulle zone montuose della Marsica e dell'Alto Sangro in particolare.
in giornata. È previsto un deciso rinforzo dei venti di Libeccio, Garbino sul versante adriatico e un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche sulla Marsica, l'Aquilano e l'Alto Sangro. Temperature in aumento, anche sensibile sul versante adriatico a causa del rinforzo dei venti di Libeccio o Garbino. Venti moderati, mentre il mare è previsto poco mosso, con moto ondoso in graduale aumento nel corso della giornata. È tutto con i dati di abruzzometeo.org. Noi ci salutiamo. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.